non prendo metropolitane. Perché? I motivi. Buongiorno a tutti utenti di YouTube, da Leandro, conoscitore italiano. Oggi mi trovo con dietro la metropolitana di Roma, non vi dico dove esattamente mi trovo per ovvi motivi di privacy, perché spinto dal bisogno e dalla necessità voglio andarvi a spiegare, visto e considerato che già vi ho detto che non prendo le metro, quindi le metropolitane d'Italia, i motivi che ci sono dietro, i motivi che ci sono sotto. Qualcuno già sa i motivi, già conosce perché questa scelta purtroppo la sfrutto, qualcun altro invece ancora non sa i motivi che purtroppo mi spingono a non prendere le metropolitane, non solo quelle di Roma. Vi posso garantire che tutte le metropolitane io non le prendo. Ovunque io mi trovi, posso prendere al massimo, pullman e o autobus. Sentite il rumore della metro? Bene. Ho scelto il luogo proprio perché ci passavo vicino oggi e ho detto perché non fare un video dove spiego in maniera pulita, tranquilla e serena perché non prendo metro. E così, detto fatto. Allora, innanzitutto io odio, detesto le metropolitane tutte, nessuna esclusa, e nel momento in cui entro in metropolitana, qualsiasi essa sia, metro A, metro B, metro C, metro di Napoli, metro di Milano, qualsiasi città d'Italia, anche del mondo, mi sento male. Riscontro, ho degli attacchi di panico. Si sente, vero, il rumore della voce alle mie spalle, vero? Ho degli attacchi di panico. Purtroppo da anni, precisamente dall'anno 2009, il vostro caro Leandro soffre di attacchi di panico scaturiti dai mezzi di spostamento. Io non mi vergogno di niente e di nulla, oltre che di nessuno, perché sono una persona spigliata, per bene, buona, grata a quello che ho e ho ricevuto, va bene. Però purtroppo la situazione che mi vede protagonista è questa. Purtroppo, vuoi o non vuoi, soffro di attacchi di panico. Io ho un'invalidità civile del 50%. Attenzione, io non è che sono disabile. Non è che a me mi manca una mano, un braccio, una gamba, mi manca il cervello, ho metà cervello, oppure ho dei problemi fisici. No, io, ringraziando Dio, mi funziona tutto. Ringraziando Dio, il membro funziona bene, le gambe funzionano bene, le braccia pure, insomma, non mi manca niente. Però purtroppo ho questi terribili attacchi di panico. Io ho provato in tutti i modi, barra in tutte le maniere, a vincere contro questi attacchi di panico, facendo anche della psicoterapia. Sentite la metro, vero? Ma nulla, a nulla è servito. Sentite il rumore della metro, vero? Io già quando sento il rumore della metropolitana mi sento male. Appena entro in metro mi sento letteralmente male. Mi sento letteralmente a pezzi. Si scaturiscono in me dei devastanti attacchi di panico che sono talmente forti, talmente elevati che non riesco neanche a respirare. In pratica mi butto letteralmente per terra, mi blocco totalmente, barra completamente, e non riesco a vivere serenamente. Ecco, la situazione che purtroppo mi vede protagonista è una situazione brutta, è una situazione angosciosa, angosciante per me, ed è una situazione che non mi porta a stare bene, ok? Ora, come vivo la vita? La mia vita non è una vita del tutto eccellente.
è una vita limitata. Perché infatti quando ho detto a Davide Marra: guarda Davide, purtroppo non posso venire al Cerbero perché non prendo metro, io posso venire giusto al massimo col autobus, col pullman, no? Perché infatti non prendo metro, ok? E venne il buon Alessandro, il buon Pela, a prendermi. Che ringrazio e saluto, ciao Alessandro, ciao Pela. Ora, dove voglio arrivare oggi? Voglio arrivare oggi a farvi capire, a farvi comprendere qual è stata la mia vita. Io sono soddisfatto della mia vita perché io nella mia vita mi sono tolto ogni sfizio, TV, radio, cinema, teatro, qualsiasi cosa l'ho fatta. Io nella mia vita ho fatto di tutto, tranne che andare all'estero per ovvi motivi, perché purtroppo soffro di attacchi di panico, quindi non posso andare all'estero, non posso andare in Francia, in Lussemburgo, in Svezia, in Francia, io non vedrò mai l'estero, il mondo. Ma a me sta bene così, io preferisco divertirmi, preferisco stare bene, essere riconosciuto per la strada, essere visto da tutti i fan che mi vogliono bene, e sono contento così, ok? Però è un problema grave, perché comunque non posso muovermi, non posso spostarmi, rispetto ad altre persone sono in difficoltà. La psicoterapia mi è servita, appunto, interrogativo, la mia risposta, mia opinione, io non sto buttando fango sugli psicologi e sugli psichiatri d'Italia, io sia gli psicologi che gli psichiatri gli voglio un mondo di bene, per me sono due categorie meravigliose, straordinarie, perfette, probe, umili, magnifiche, ok? Però è certo che sicuramente parlando, io Leandro, conoscitore italiano, posso dirvi che a me, ripeto, sottolineo a me, la psicoterapia non è servita a niente, non mi è servita a nulla, va bene? Ci ho provato, mi sono fatto psicologa, psicologo per tanti anni, non è servita a nulla, nonostante l'impegno che ho messo a frutto, a nulla è servito, va bene? Ora io termino quindi il video dicendovi: capite quello che c'è da capire, rendetevi conto che la mia vita è questa, non è un problema, perché alla fine ci sono persone che hanno veramente problemi a livello di salute, sono problemi terribili e devastanti. Io purtroppo ho questa, chiamiamola croce, che mi porto dall'anno 2009 appresso, non ci posso fare niente, va bene così, ci sta, però sappiate che è una situazione ovviamente non bella per me, perché sono purtroppo limitato, ficcatevelo in testa, sono purtroppo limitato. Non è che ho, ripeto, neanche un grave, un abbraccio, una gamba, io sono perfetto, sto bene, mi piace fottere, fotto ragazzi e donne, non mi manca niente, le gambe ce l'ho, le braccia ce l'ho, il cervello ce l'ho, funziona bene, mi reputo un uomo intelligente, carismatico, lungimirante, mi so cucinare un piatto di pasta, mi so cucinare la carne, mi so fare tutto nella vita, sono stato in TV e la radio, cioè, però purtroppo sono limitato da questo punto di vista. Punto e a capo. Bene, iscrivetevi al mio canale YouTube, Conosciuto Italiano, commentate, una buona serata o meno, una buona giornata a voi tutti. Ciao!